Allora ragazzi, sarò tutti benvenuti con questa nuova parte su Super Smash Bros. Ultimate. La scorsa volta abbiamo completato il Regno della Luce. Pensavo che fosse finito lì, e invece no. E invece continua nel Regno dell'Oscurità. Questo perché è arrivato Tenebre, un nuovo nemico. Adesso che abbiamo sconfitto Kiaran, si è preso tutto il Regno della Luce ed è stato assorbito. E ci ritroviamo appunto qua, con un nuovo mondo, nuovi spiriti da sconfiggere, nuovi boss da battere, un casino allucinante. Questa roba è infinita, non finisce più, non finisce, non mai più finisce questa cosa, è infinito, niente da dire. E la musica, senti la musica, quella musica apocalittica, tirapiedi di Meta Knight, vai, c'è quella musica porca di quella vacca, quanto è bella sta musica, quanto scena fa, quanto, è bellissima. Cioè davvero, ma proprio tanto. Allora, dobbiamo buttare fuori quello. Dov'è? Dove è finito? Quello con quell'ascia maledetta. Fuori tutti. Ah, è morto. Ok. C'è l'ascia del vento. Quell'ascia del vento è fortissima. Cioè fa un sacco di fastidio e di danni. Soprattutto fastidio. E non puoi stordirlo mentre carica. Ci mette un po' a caricare, quindi giustamente ci sta anche. Però. E che cacchio. Pichu Maxi, bellissimo. Va bene, comunque sì, siamo entrati in questo mondo. In teoria, allora qua forse colpiamo, troviamo tutti i personaggi che ci mancavano. Guarda, Pichu Maxi è grosso quanto me, poverino. Raga, ma è devastante Pichu. Ma anche, sia da piccolo, ma da grande ancora di più. Pichu, che cosa sta andando da mangiare? Gli OGM? Oh, cacchio. Ah, c'è il terreno elettrificato? Ah, ok. Non l'avevo neanche visto. E vabbè. Non serviva. Comunque appunto sarà qua che molto probabilmente troviamo tutti gli altri personaggi che ci mancano, che non abbiamo trovato nel Regno della Luce. E tutti i personaggi. Dove vado di qua? Non so dove sto andando. Ridley Omega, bellissimo. Questo l'ho visto, Ridley d'acciaio. Questo l'ho visto quando mi sono studiato, diciamo, la storia di Metroid, perché mi ha preso un sacco, no? Pronti? Bellissimo Ridley Omega. Cioè, i personaggi che comunque potevano mettere, tipo Ridley, al posto che dargli questa cosa d'acciaio, potevano mettergli il colore di Ridley Omega, o comunque la skin. Cioè potevano differenziare le skin non solo per il colore. Cacchio, ma mi scassa. Oh raga, mi scassa. A meno che mancato abbiamo perso. No, no, posso usarla di nuovo. Ah no, lui lo potrà. Esatto, niente. Ma mi. Avversario è piccante, il cacchio è piccante. È indistruttibile, non puoi toccarlo. C'ha il piccante e quindi non ti puoi avvicinare. C'ha l'acciaio e quindi non puoi stordirlo. Guarda. Oddio, come ho fatto a salvarmi? Non lo so. No, no, non gli puoi dare la sfera a Smash a Ridley. Dai, ma porca di quella. Ah, è morto. Oh, sta buono. Come è successo? Non lo so, però va bene. Ah, era da 4. Oh, è leggendario Ridley Omega. Ok. Era un tantino difficile 8 come sfida. In realtà è stata facile, però poteva essere abbastanza complicata. Bellissimi personaggi qua. Lucina. Che stavo pensando una cosa. Non è che qua ci sono tutti gli eco. Lucina 10.000 punti. Mortacci della sua. Non è, infatti ci stavo pensando, ho detto mi mancano parecchi eco. Tipo appunto Lucina, tipo appunto Dark Samus, tutte quelle cose oscure, diciamo negative. Come posso dire, gli eco stanno un po' di Doppelganger. Dai Link, no! Maledizione. Ah, ma cacchio, ma se c'hanno 10.000 anche i personaggi qua, inizia a diventare tostino, e non c'hanno gli spiriti, quello è il bello. Per cui sono così. Non so poi gli altri quanto avessero. Allora, Lucina, te che sei l'eco di Marte, mi interessi molto, ok? Dai, sbrigati a morire. Oh, al volo l'ha presa. E giustamente la mette giù. E per prendere la pistola. Va bene Lucina, ok. Utile, è utilissima la pistola mezza scarica che ho usato tutto prima, al posto di una bella spada di fuoco. Che non so come che funziona quella roba, perché tipo diminuisce anche. Ogni tanto sparisce, te la ritrovi e poi non c'è più.
Va bene, a capo. Ah, ok, va tutto a caso. Io non capisco sto mondo come funziona. Cioè, mi muovo, va bene. Fatemi prendere Lucina direttamente. Ce l'ha il vestito bianco. Bello giallo, carino. Non c'è il vestito bianco? No, prendiamo giallo oro. Lucina! Già uno che dice così. Lucina! Luce? Pino? Le luci, Pino? Ma io direi di provare subito Ridley Omega. Tanto dobbiamo farlo salire. A livello 1 è a 4200 punti. Io quello lo schiaffo in palestra e mi rimane lì fino all'eternità, ve lo dico io. Allora, Mega Man, senti, non mi rompo. Dove va? Ma che ha fatto volare così tanto? Mega Man, ascolta, te non sei come i tuoi fratelli che sono dall'altra parte, nell'altro livello, che sono schiattati tutti. Non so ancora davvero come ho fatto a fare quel livello. L'ho fatto? Sì, l'ho fatto. Magari era un sogno, ho detto, boh, non è che non l'ho fatto. No, non l'ho fatto. L'ho fatto, ce l'ho, c'ho le prove. Quel cacchio di livello l'ho fatto. Punto. Dove sto andando io? Posso sapere dove sto andando? No, qua sto tornando indietro. Perché c'è sto robo che mi confonde? Allora, di qua. Poi, di qua. No. Dall'altra parte. Devo andare di lì. Ah, è vero che c'è il boss. Ok, raga, mi sa che in questa parte facciamo un boss. Cosa molto probabile. Gray Fox, Metal Gear Solid, velocità e qualcosa. Assistenti appariranno come avversari. Ok, Gray Fox. Con Shake. No problem. Tutti e due oro? E Gray Fox ci saluta così. E vabbè. Tan tan tararan. Tan tan tan. Bello, le musiche di Metal Gear Solid, la maggior parte almeno, capolavori assoluti. Mamma mia. Fammi vedere qua chi c'è, va là. Da qui tu possa tornare all'ingresso, non mi interessa. Non ora. Perché tanto no, no, ci manca il pezzo. No, l'abbiamo finito. L'abbiamo finito? Ok. È cortissimo. Cose di Dracula. Oddio, i zombie. Perché si chiama zombie questo? Non mi ricordo, una super corazza, ma sarà più lento. Perché zombie? Non è il Redead? Scusa, è un Redead? Sì, quelli fatti male di Ocarina of Time. Con Mewtwo che ci sta un sacco, bellissimo. Vieni qua, Mewtwo, fuori uno. Forza! E mi confondono anche! Bellissimo, bellissimo, ci sta un sacco! Sono lenti come i Re-Dead e tipo ti confondono come i Re-Dead, appunto. Fatti benissimo, e sono brutti come i Re-Dead, perché è bruttissimo. Però non so, perché non si chiama Re-Dead Zombie? Cos'è Zombie? Cioè, in Zelda non ti dice Zombie, ti dice Re-Dead. Punto. Esiste solo quello. Questo comunque mi sembra Castlevania. Non so se c'è qualcosa. C'è un personaggio là, l'ho visto. Un altro personaggio. Quanta roba! L'area è tornata allo stato originale? Cosa vuol dire? Palla di cannone argentata. Vorresti fare la con un cannone. Raga, ma è Castlevania sta roba. I don't understand. Cosa sta succedendo? Cosa vuol dire? Ah, là c'è il cannone comunque. Cioè, in realtà ce ne servirebbe un altro. Ah, qui. Boh. Il nemico sputa la fu. Raga, non capisco. Quello mi sembra stile Castlevania, uno dei primi. C'è un nemico che può. Non lo so, non l'ho giocato molto. Fox, Falco, Wolf, te. Mi dispiace, ma c'ho il personaggio che non è. Diciamo, non va molto d'accordo con col fuoco, eh. Le prendi e basta. Wolf, smettila. Bravo. Bravissimo. Fa tutto da solo, visto? Gli abbiamo detto smettila. Ah, quello lì. Quel cane, l'avevamo già incontrato. Vi ricordate che avevo chiesto del cane? Ecco, non è uno starter di fuoco. Io pensavo fosse uno starter di fuoco perché ho detto, vabbè, c'è Blaziken, c'è quell'altro lì, Infernape.
Magari è uno starter di fuoco. Non è uno starter di fuoco. Ok, ho ucciso il tizio. Quindi adesso possiamo passare. Ah, va bene, quindi quello serve per i nemici, insomma. Che casino. Che di dungeon. Aspetta, fammi vedere un attimo. Scusa, quello lì. E che lo lasci lì? Passiamo a prendere dopo? Può essere. E appunto non è uno starter di fuoco, ma è tipo un'evoluzione di un leoncino, di un qualcosa. Non so. Non lo conosco purtroppo. Vittoria! Non me ne sono neanche accorto. Vi giuro che non stavo guardando niente. Non l'ho preso. Cioè, lo volevo prendere, volevo portarlo al lato. Pensavo che mi avesse preso lui. E in realtà cioè, l'ho preso io e l'ho ucciso. E va bene. Comunque questo personaggio è bruttissimo. Cos'è? Cos'è sta roba di Castlevania? Raga, ma io è bene che non ho giocato a Castlevania. Io avrei avuto gli incubi per tutto il tempo. Guarda che brutta. Guarda che brutta. Pronti? Via! Che schifo. Allora, però l'ho già fatto, mi sa, sto livello. Mi ricordo i micro Mewtwo e mi ricordo cosa gigante. Ah, penso di aver capito anche il collegamento. Che Meta Knight è la testa e i mini Mewtwo sono i vermicelli. Sono i, come si chiamano? I serpentini in testa, perché c'ha la coda. Che brutta roba. Che schifo, ma è così, è fatto così Castlevania? È inquietante. Ma è un gioco Nintendo? Ho paura, raga. Allora, aspetta, lì c'è un coso. Quello da fastidio. Mi dai questa, grazie. E dove vado? Eh no. Ah, devo andare su per forza. Ah, ok. Ok. Schelo Bowser, figo. 13.500 punti? Aspetta che... ci penso io un attimo, qua tocca andarci un attimo pesante perché c'è il terreno incendiario. E uno da 13.500 punti, se è un buon livello, vuol dire che il terreno incendiario è tutto. Infatti, come immaginavo. Sta buon coletto. Per una volta che leggo le istruzioni del gioco. Attenzione. Vieni, vieni, Bowser. Cosa? What the hell? What the hell? Come avrebbe fatto a schivarlo? Che era in... cioè, l'ho mancato io? Non è che mi ha schivato lui, ma l'ho mancato io. Ed era dentro di me, praticamente. Non è una cosa da dire, però era lì. Mi aspetto solo che te arrivi qua. Ti faccio volare nel casino. Ma porca vacca, se parti... dove va? Non t'azzardare a morire così, eh? Che me la prendo se muori da solo, eh? Stupido coso maledetto! Vai fuori, vai! Fuori! Non muore! Non muore! Come ho fatto a Vic? Aspetta, no, come ho fatto a sopravvivere a... sono sopravvissuto al mega pugno di Giga Bowser. Poi mi ha tirato un dropkick e sono partito io. Ah, va bene. Beh, mi sembra giusto. Mi sembra equo come cosa. Ah, vuoi giocare? Ma porca vacca! Stavo dicendo, vuoi giocare Bowser? Morto. Non vuole giocare, mi sa. Non c'ho voglia. Si è stufato. Il gioco è bello quando dura poco. Ok, capito Bowser. Almeno mi ha dato uno schelo Bowser leggendario. Buono, eh. Cioè, mica... mica roba da nulla. Daisy! È Daisy perché giustamente è l'eco di Peach. Allora, tutto torna. Tutto torna. Vedi? Ho capito. Quindi qua ci sono gli eco. Pronti? Credo. Via! Sinceramente non so. Perché a sto punto sto pensando. Ma Lucas e Ness ce li abbiamo entrambi, no? Ma tipo Lucas o Ness non sono due eco? Sono due personaggi diversi? Non lo so. Daisy comunque l'ha messa adesso e muore subito. Arrivederci, grazie Daisy. Ah, adesso voglio vedere come la uso. Non c'hai i denti. Ma è una papera. Almeno lei dici, dai.
Non ha la bocca aperta, beh, quindi dai, non puoi. Rimani col beneficio del dubbio, no? Cioè, te sai che ce li ha. È una papera, raga. Almeno la Peach c'ha il rossetto lì. No, non c'ho neanche niente. Devo metterla gialla. Forse devo metterla gialla, non blu. Ah, dai, blu sta meglio. La 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 la, qua qua qua. Una papera, raga. Cos'è sta roba brutta? Falce falcetta. Ma che roba brutta? Ma sono. No, 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 che attacco, aspetta. Ma sono fortissimi comunque qua, 8.009, 10.000, 13.000 C. Oh! Ma che livelli sono qui? Ho capito che siamo entrati nel mondo oscuro, ma. Calma, eh. Sconfiggi il personaggio principale per vincere. Ok, e chi è? Ah, quello grosso forse? Ah, mi sono scordato che non c'ho più Lucina comunque. Vabbè. Ah, forse è questo il personaggio principale? Sei te? È lui. Trovato. E lui era Maxi e gli altri erano piccolini. Beh, dai, ci assomiglia comunque a Ganondorf, sì. C'ha quei capelli rossi un po' a trecce. Sì, Ganondorf è un. Come posso dire? Un sacco di gente che si veste con le. Cioè, che si veste. Si fa quei capelli a trecce. Inspired! Baionetta. Immagina tutti questi nomi e se hanno questa forma particolare, sono per forza di Baionetta. Perché sono troppo strani. In realtà, anche Medusa avrei giurato che fosse di Baionetta. Ma non lo è. Ah no, ho già fatto anche questo tra l'altro io. Perché mi ricordo. Porca miseria, quanto li tolgo? Quanti danni fa? Raga, quanti danni gli ho fatto? 150 con due colpi, mi sa. Cioè, da 75 a 150 ci è passato.